Ciao ragazzi, bentornati con un nuovo video. Oggi parliamo degli Assac, nello specifico una band micidiale, famosa per due dischi che sono storici. Allora, io mi ricordo sempre Misery Index perché è il disco che ha dato il nome a una delle mie band preferite, ma c'è anche il disco Anti-Capital del 1991. E oggi parleremo del mitico Rob Proctor, come vedete, un personaggio anche particolare da vedere visivamente, ma che spacca veramente il culo. Per capire che tipo di musica fanno gli Assac, ci spariamo la title track di Misery Index che dura 30 secondi, così e ci godiamo un po' di sano grind metal, insomma, death di tutto. Ok, già questo qua ricorda moltissimo quello che hanno fatto i Misery Index successivamente. Per chi come voi è un fan, chi come me è un fan dei Misery Index, il richiamo è chiarissimo e spero anche per voi. Ora c'è un mitico live del 98. Ricordo perché questi batteristi sono così particolari, sono così fuori dal comune, perché suonavano in maniera molto molto precisa in un'epoca in cui quello che registravi era quello che tenevi. Vediamoci questo live tipo nella cantina di zio Tonio, dove Rob Proctor, guarda il look, occhialini e baffetto da attore a luci rosse, però spacca il culo. Occhio al rullante che si sente bene, che è molto raro in questi casi. Ok ragazzi, vi consiglio veramente gli Assac e il disco Misery Index, che è un discone. Batteria rigorosamente senza microfoni, né sui tom né sui piatti come ai vecchi tempi. Quanti di voi come me hanno fatto concerti così in cui picchia? In 3 se vanno in 200. Loro hanno influenzato con quei dischi, è stato Misery Index, il secondo disco, un sacco di gente. Peccato di questo Proctor non ci sia nulla, perché tutti dicono che, come si può vedere da questi video, fosse veramente allucinante. Il classico eroe underground che ha influenzato un sacco di gente che poi diventa più famosa di lui, però tutti quanti lo citano come un precursore. Quello che abbiamo è questo live e poi i dischi che ci ha lasciato. Ascoltiamo un altro pezzo di Misery Index. Vi saluto così. Grazie.
Proprio questi qua sono veramente i pre-misery index, quindi diciamo che gli ASAC hanno dato inizio a tutta, a tutta quella scena che conosciamo noi, perché io ripeto, io li ho conosciuti solo perché me ne hanno parlato, tipo Raffa, guarda che ti piace il misery index, devi per forza ascoltarti gli ASAC. Quindi con la speranza di avervi consigliato un disco da ascoltare, quindi misery index degli ASAC, vi saluto. E ricordiamoci tutti quanti il mitico Rob Proctor, super batterista di ASAC, che in molti si sono dimenticati, ma non io e ora nemmeno voi. Un abbraccio, ciao!